Come dicevamo in apertura, oggi è la giornata mondiale della celiachia e noi abbiamo in collegamento con noi Susanna Neuhold, responsabile nazionale qualità e sicurezza alimentare per AICE, Associazione Italiana Celiachia. Buongiorno Susanna, ben trovata. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa trasmissione. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie per la disponibilità a scambiare due chiacchiere con noi su questo che è un tema sempre di maggiore attualità, di maggiore rilevanza, perché sono sempre più le persone che hanno a che fare con la dimensione della celiachia. Quindi, Susanna, ti chiederei di farci entrare un po' in questo mondo, spiegandoci che cos'è la celiachia, che cosa non è. Abbiamo anche alcune grafiche che ci aiuteranno durante la nostra chiacchierata e poi ecco, ti faremo qualche domanda. In studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco che parteciperà alla chiacchierata. Buongiorno carissima. Buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo a definire la celiachia. La celiachia è una patologia cronica legata all'intestino, quindi è una patologia che ha un'origine genetica, quindi solo alcune persone che hanno una predisposizione genetica possono sviluppare questa patologia. E ovviamente il fattore che penso tutti conoscano, che è quello che scatena poi la patologia in sé, è il glutine, quindi il consumo di cereali contenenti glutine. Il consumo di questi cereali provoca un danno, un grosso, un evidente danno all'intestino, che porta poi a sua volta a un malassorbimento dei nutrienti e a cascata. Questo malassorbimento dei nutrienti, questo danno intestinale può produrre danni a diversissimi organi, tanto che la celiachia è definita un camaleonte, una malattia camaleontica, perché i sintomi che poi può dare sono molto diversificati e questo è anche uno dei motivi per cui è anche difficile da diagnosticare e quindi anche importante una trasmissione come la vostra in cui possiamo anche raccontare quali sono questi sintomi e come arrivare alla diagnosi. Molto bene. Volevo subito chiedere, visto che il Ministero della Salute ha un elenco ufficiale di alimenti senza glutine, forse sarebbe il caso che magari, soprattutto si cominciasse quando si sta per diventare mamme anche a dare uno sguardo. Mi collego al fatto c'è una diagnosi precoce quando ancora il bimbo deve nascere rispetto a questo? Allora, purtroppo al momento non è possibile una diagnosi precoce perché la predisposizione genetica, voi considerate che ce l'ha un quarto della popolazione mondiale, quindi circa il 30-40% di tutti gli italiani, ma di tutto il mondo, hanno questa predisposizione genetica. Quindi anche fare il test genetico, diciamo in età neonatale, no? Può essere in qualche maniera predittivo, nel senso che può portare a escludere una parte della popolazione, ma di quel 30-40% di persone che risulterà positiva al test genetico, soltanto una piccola parte poi nella sua vita svilupperà la celiachia. Il problema qual è? Che questo sviluppo della celiachia può avvenire in qualsiasi momento della vita, quindi può avvenire appena si comincia il divezzamento, quindi appena il bambino o la bambina viene dato il frumento piuttosto che l'orzo, piuttosto che la segale, quindi i cereali che contengono glutine, ma può anche insorgere in qualsiasi età. Quindi può anche insorgere in età anche in soggetti molto anziani. Quindi cosa possiamo consigliare ai genitori, alle mamme, ai papà? Sicuramente di prestare attenzione, come già sicuramente fanno i propri bambini, in presenza di sintomi che in età pediatrica per fortuna sono più riconoscibili, perché in età pediatrica effettivamente per tanti anni è stata considerata una malattia pediatrica. Perché? Perché in età pediatrica i sintomi sono classicamente gastrointestinali, quindi ci sono problemi digestivi, può esserci vomito, può esserci diarrea, soprattutto ci può essere questa pancia gonfia, ci può essere un arresto della crescita, tutti segnali che il pediatra di solito molto facilmente può individuare e quindi indirizzare il paziente alla diagnosi di celiachia. Più difficile
è ovviamente la diagnosi in età adulta, quando invece i sintomi possono essere, come vi dicevo, diversi. Ci può essere un'anemia, ci può essere un'osteoporosi precoce anche tra gli uomini, ci possono essere dei problemi di infertilità, quindi difficoltà a diciamo, intraprendere una gravidanza o purtroppo anche aborti. Aborti ripetuti, purtroppo. Quindi in questi casi lo specialista dovrebbe porsi il dubbio che questi problemi possano essere legati a una celiachia non diagnosticata e indirizzare il paziente al percorso diagnostico. Una cosa importantissima che non ci stancheremo mai di ricordare è di non mettersi a dieta senza glutine prima di aver avuto la diagnosi. Perché cosa succede? Che se io mi metto a dieta senza glutine perché ho il sospetto di avere la celiachia, magari assolutamente fondato, quando andrò a fare i test, risulteranno negativi. Quindi io non saprò se sono effettivamente celiaca e quindi i test sono negativi perché effettivamente il celiaco che poi si mette a dieta senza glutine sta bene tutta la vita, riacquista se la diagnosi non è troppo tardiva, un perfetto stato di salute, ma non potrò sapere se effettivamente era celiachia o invece era qualcos'altro. Quindi questo è un elemento molto importante che noi vogliamo sempre sottolineare, quello di non mettersi mai in maniera autonoma a dieta senza glutine, ma se si ha un sospetto di celiachia, per i sintomi che vi dicevo, ma anche altri, rivolgersi al medico che vi prescriverà dei semplici esami del sangue, quindi molto semplice, si inizia con un esame del sangue per vedere se ci sono degli anticorpi specifici. Perché la celiachia è una malattia autoimmune, quindi ci saranno degli anticorpi con dei livelli molto alti. Se questi anticorpi sono presenti, questi livelli molto alti, si procederà con un secondo passaggio. Grazie, grazie Susanna, davvero preziosa. Anche quest'ultimo passaggio mi è sembrato davvero molto importante. Ne parliamo oggi che è la giornata mondiale della celiachia, ma come leggiamo dalla grafica, questa giornata si va ad incastonare nella settimana nazionale della celiachia organizzata dall'AICI, Associazione Italiana Celiachia. Immagino che oltre ovviamente che i nostri medici possiamo attingere informazioni qualificate anche dal sito dell'AICI, vero Susanna? Assolutamente sì, voi potete trovare molte informazioni sul sito www.celiachia.it, ma in questa settimana e in generale, appunto per promuovere una conoscenza generale tra la popolazione della celiachia, invito a visitare settimanadellaceliachia.it, dove potete trovare appunto queste fake news, quindi una serie di informazioni sbagliate che girano. Molto spesso tra le persone sul web potete trovare anche dei quiz con cui mettervi alla prova per scoprire quanto sapete di celiachia e le iniziative anche che la nostra associazione ha organizzato in tutta la settimana per appunto diffondere la corretta conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, perché troppo spesso la dieta senza glutine si immagina come una dieta dimagrante, una dieta di moda, e invece una vera e propria terapia, una terapia medica. Giusto, giustissimo precisarlo. Grazie mille Susanna per essere stata con noi, magari ci ritroveremo anche in futuro per fare il punto della situazione. Ti saluta anche Maria Pia Picciacuore. Sì, complimenti per la chiarezza del sito. Volevo solo suggerire magari un numero verde quando potrete, per tutti. Eh beh, certo, non. Grazie, grazie. Sicuramente è un'ottima idea che terremo in considerazione. Grazie per l'invito e quando volete siamo volentieri a disposizione per parlare Bene, di queste tematiche. bene. Allora, buon proseguimento di giornata e buon lavoro a Susanna Neuhold, responsabile nazionale qualità e sicurezza alimentare dell'AICE, Associazione Italiana Celiachia. E noi ci fermiamo per qualche istante, poi ci ritroviamo insieme per la volata finale di Just Today.